Buongiornissimo caffè, Marina, bentornati o benvenuti sul mio canale. Non so se mi sentite bene, perché in questo momento sono in aereo in direzione New York e iniziamo così. Oggi iniziamo così, raga, io sull'aereo, insomma, questa è la situation. E nulla, perché la vostra amica sta andando a New York, vi starete chiedendo voi da casa? Perché mi hanno invitata a festeggiare la nuova linea beauty di Gucci e nulla, quindi stiamo andando a New York, staremo 3 giorni e nulla, amorine, questo è quanto. Non so effettivamente come iniziare questo vlog, perché volevo dirvi semplicemente questo e poi sono in un aereo, quindi insomma si sa come sono fatti gli aerei, ecco. Quindi direi che forse ci sentiamo anche direttamente una volta che atterra, se atterra, amorine, in tutto ciò, raga, non badate alla mia fronte tutta piena di buchetti, perché ieri ho fatto il botox, quindi questo è. In teoria entro domani dovrebbero passare, comunque, quindi incrociamo le dita e nulla, amorine, ci sentiamo quando atterro, insomma, perché tanto questa parte è noiosa, cioè nel senso io nell'aereo vi ho spiegato cosa sto facendo, quindi insomma un po' così. Quindi ci vediamo dopo, amorine, anzi magari vi faccio vedere anche cosa mangio, la situazione. Allora, siamo in business class, raga, fighissima, e questa è la situazione. Io con il cuscino eccetera già svaccata, amorine, e nulla, questa è la view, se si vede, ok. E oddio, metti a fuoco, please. E quindi nulla, queste quante, ci sentiamo più tardi per eventuali aggiornamenti se atterrerò. Grazie, Marina. Ok, amorine, come potete vedere il pranzo è arrivato. È arrivata questa zuppa, si vedrà mai, speriamo. Questa zuppa con i crostini. Poi c'è questo salmone con, penso, riso, quinoa, couscous. Un'insalata, poi vabbè, c'è un bicchiere di Coca-Cola. Io nel frattempo sto guardando un film, questo qua, Mary Queen of Scots. E nulla, amorine, adesso mangio e ci sentiamo dopo. Yes. Nel frattempo che la vostra amica si sta guardando questi intrighi di corte del 1500, mi è arrivato il pranzo. E questi sono tipo dei ravioli in salsa di limone, non ho ben capito. Che dire, follettini e follettine, buon appetito, bitches. E proseguo con i miei intrighi di corte. Kiss. Ok, raga, ho appena finito di vedere il primo film, quello appunto sulla storia di Mary, regina d'Irlanda. È un film, raga, pesante. Se vi piace il genere storico, raga, assolutamente guardatelo, stra interessante. Però devo ammettere che alla fine del film cascate, raga. Non è un film leggero, ovviamente non vi spoilerò niente, però immaginate, insomma. E nulla, quindi adesso sono le 12:20, raga, ho pranzato, fate la pipì. E nulla, raga, sono passate 2 ore e sono già impaziente, non vedo l'ora di atterrare, mamma mia. 8 ore di viaggio sono veramente lunghe, però vabbè, la cosa top almeno che ho il lettino, la TV, come potete vedere, il cuscino, tutto quanto, qua c'è un tavolino dove sto tenendo tutte le mie cose, la coperta, raga. Nulla, raga, il viaggio prosegue. Adesso sto per guardare Mary Poppins Il Ritorno, così, da un film drammatico storico a una roba frivola e leggera, un po' come i miei sbalzi d'umore, raga. Ok, raga, ho finito di vedere anche Mary Poppins e devo dire che sia Queen Mary, se non mi sbaglio, che Mary Poppins mi sono piaciuti un sacco.
E tra l'altro io non avevo mai visto Mary Poppins, raga, quindi top. E sto guardando la mappa, raga, e guardate un po', ci siamo quasi. Ci siamo quasi. A breve siamo arrivati, spero che si veda qualcosa. Adesso nulla, mancano 3 ore e ci siamo, raga. Tra l'altro, raga, non sono mai stata a New York, quindi non vedo l'ora assolutamente di andare a esplorarla per qualche posto, anche perché starò per 3 giorni e, come vi ho già detto, sono qua per lavoro, sono qua appunto per partecipare al lancio della nuova linea beauty di Gucci. Ci sarà un lancio di, se non mi sbaglio, più di 40 rossetti, me l'aveva detto la ragazza prima, adesso non mi ricordo precisamente, ma tanto sicuramente vedrete tutto, ecco. E nulla, dai, ci siamo quasi, raga, non vedo l'ora. Amorino, io nel frattempo sono atterrata, sono andata in albergo, ho fatto il check-in, adesso stiamo facendo una pausa pranzo. Qua da noi sono le 16:22, in realtà è un po' tardi per la pausa pranzo, però insomma. Adesso siamo dentro Taco Bell, che vi avevo già fatto vedere nella storia, e vi faccio vedere che cosa ho preso. Poi stasera vi faccio anche il room tour della stanza, ma non ho fatto su. Non puoi partire! E stasera poi vi faccio il room tour della stanza, perché adesso era un casino, quindi ho detto aspetto stasera con calma, eccetera. Quindi insomma, ora vi faccio vedere cosa ho preso da mangiare. Scusami, ci vediamo un attimo. Beh, ragazzi, ovviamente potevo non prendere i Cinnabon Delight. Di così tanti, per chi non lo sapesse, tipo Jeffrey li ha sponsorizzati talmente tanto che ho detto no, li devo troppo provare. Poi ho preso un roll con il formaggio, questo qua, solo con formaggio dentro. E poi ho preso un taco, sempre con un botto di formaggio, raga, questo qua. E poi, raga, ho preso la taglia regular, questa è la taglia. Ma voi vi state rendendo conto di quanto è giga? Comparato con una bottiglia d'acqua. No, in realtà sembra enorme quanto la bottiglia. No, beh, è grave che è grande quanto la bottiglia d'acqua. Raga, è gigantesco. E nulla. Bon appétit, bitches. Bene, amorine, rieccomi tornata. Nel frattempo sto facendo una passeggiata qua per la City. E sono andata da Sephora, bitch. Yes. Poi vi faccio l'also, don't worry guys. Adesso andiamo da Ulta, che vado a fare un giro, che voglio prendere lo Shape Tape di Tarte. E poi, se riusciamo, andiamo a sì, stavo dicendo Trafalgar Square, vabbè, Times Square, ragazze. E nulla, questa è la situazione. Scusate, ragazze, vi filmo tutto a spezzettoni, però stiamo facendo una bella camminata così turistica. Spero che poi, una volta che monto tutto, esca qualcosa di sensato più che altro. Quindi incrociate le dita per me. E nulla, adesso stiamo aspettando Uber per andare da Ulta. E nulla, Marine. Questa è la situation. Sephora è andata. E speso troppo, raga. Speso troppo, 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 troppo. Però sono quelle cose che non abbiamo in Italia, raga. Quindi assolutamente dovevo prenderle, ecco. Mi adoro. Parola. Guardate un po' la vostra amica dove sta entrando. Yuhu. See you later, alligator. Yes. Ok, raga, ci sono. Ora vi faccio un tour live. Che paura. Allora, raga, sono arrivata nella mia stanza d'albergo e questa è la porta d'ingresso. Io sono al The Nomad Hotel. Spero di averlo pronunciato bene. Questo è l'ingresso, ve l'avevo detto. È sera, raga, sono appena tornata, devo ancora andare a cena. Quindi, insomma, prendete l'home tour per quello che è. Insomma, questo è l'ingresso. Qua c'è il bagno, che è fatto così. Qua ci sono delle mie salviette che ho portato. Qua ci sono io distrutta, raga. Poi, qua c'è la doccia. E vabbè, qua ci sono i sanitari, insomma, tutto black. Proseguendo, raga, qua c'è la stanza con il letto. Ha tutto un arredamento un po' tipo,
Non lo so, un po' old school, non lo so. Sinceramente, non so come si chiama, ma mi ricorda qualcosa di retro, di vintage. Ecco, qua ci sono tutte le mie cose, gli inviti dei due eventi. In tutto, cioè, raga, qua c'è un pacco Sol de Janeiro. Ma perché praticamente la ragazza aveva provato a spedirmi dall'Italia le cose, non c'è riuscita e poi gli ho detto: guarda che sto venendo a New York, mi fa dimmi qual è il tuo albergo che ti mando i prodotti ed eccoli qua. Questo è il letto, raga, là c'è la mia valigia, Sephora e Ulta che ho preso oggi, qua ci sono i miei prodotti per poi l'evento di domani. Insomma, questo è Amorine, abbastanza carina, she's cozy, quindi nel senso. Eccola qua, tutta un po' così, sfiziosina. E nulla, amorine. Aspettate che provo a girare. Eccomi. Adesso mi rilasso un attimo. Vado alla toilette a fare la plin plin. Vado a fare cena. E poi vabbè, vi porto con me adesso. Provo a vedere. Sto cercando di vloggare il più possibile, però è complicato, raga. Comunque, non so se riuscite a vedere, questa è la. No, non vedrete mai. Forse, magari ve la faccio vedere domani con il giorno, raga. Tipo lì c'è l'Empire State Building, se non mi sbaglio. Spero di non dire una fesseria, raga. Comunque, questa è la situazione. Là c'è quello. Raga, qualcuno mi sa dire qual è quello lì? I have no idea. E comunque niente, questa è la situa, raga. New York. Prime impressioni su New York. Mi sta piacendo, ovviamente, raga, scusatemi la mise, ma ho fatto 8 ore di volo più il giro a New York, sono totalmente distrutta. E prime impressioni su New York, vabbè, raga, mi sta piacendo un botto, cioè proprio wow. Però c'è qualcosa che non mi convince. È wow, ma allo stesso tempo c'è qualcosa che non mi convince. Forse il fatto che è un po' sporca come città, devo dirvi la verità. Quindi, boh, non lo so, non lo so. Ah, mi sta piacendo per adesso. L'unica cosa è un po' sporchina, però è molto. Cioè, raga, si vede proprio che è il centro del mondo, cioè. I love. Domani spero di riuscirmi a fare un giro un po' più turistico, tipo andare a vedere Times Square e boh, riuscire a fare un po' di quelle cosine lì. E nulla. See you later, babes. Mua. Amorine, buongiornissimo kiss. Qua sono le 6:15 del mattino. In realtà sono in piedi da stamattina alle 5:15, raga. Fate vobis. Qua praticamente adesso è giorno. E nulla, amorine. Oggi, vabbè, innanzitutto credo che mi farò portare la colazione in camera because I'm too lazy per andare giù. E oggi ho mezza giornata libera perché poi alle 4:30 devo tornare in hotel per prepararmi per la serata di stasera che ci vengono a prendere alle 19:40. Sono super super happy and blessed, insomma, che posso vivere un'esperienza del genere. E che volevo dirvi? Ah, la cena di ieri sera alla fine non ve l'ho fatta vedere. Eravamo in un ristorante, raga, c'era un casino assurdo, la musica, quindi ho detto, fra copyright e me che non mi si sente, inutile che vi faccio vedere che cosa ho preso. In realtà ho preso tipo questa sorta di sandwich. Era il pane del sandwich con un hamburger e tipo tutta una cosa di insalata sopra. Ma tanto in ogni caso chi mi segue su Instagram gli ho fatto la storia, gli ho fatto vedere. E oltretutto, raga, non conoscevo niente di quello che c'era nel menù, infatti ho preso la prima cosa a caso. E vabbè, è andata come è andata, ecco. Anche per il cibo, raga, è tutto junk. Cioè. Io ancora non ho trovato un ristorante o comunque un qualcosa che ti fa del cibo tipo healthy. Cioè, se vuoi il cibo healthy, ho visto che c'è tipo Whole Foods, ci sono tipo dei supermercati tutti bio, sfiziosi, però non ho proprio visto un ristorante che fa cibo healthy. Tu
tutti i ristoranti che ho visto fanno hamburger, vabbè, insomma, gli americani sono famosi per quello. E boh. E quindi niente, per questo che fondamentalmente ieri non vi ho ripreso nulla. E poi comunque era buio, quindi non è che si vedeva molto. Fuori, raga, è nuvoloso, vi faccio vedere. Come potete vedere, raga, fuori il tempo non è dei migliori. È proprio grigio, grigio, grigio. A me l'importante è che non piova, raga. Poi, I don't give a shit. E buona. Questo è il tempo. In tutto ciò, raga, io non so che cos'è questo. Scusatemi l'ignoranza. Qualcuno lo conosce? Me lo scriva qua sotto nei commenti. E nulla. Oggi, raga. Io tutto zoomato, orrenda. E quindi appunto, raga, oggi ho mezza giornata libera perché poi. Che poi vabbè, mezza giornata no. Cioè, uscirò di casa tipo per le 8:30 e poi alle 4:30 torno a casa, quindi praticamente una giornata, 8 ore. Pensavo. Pensavo di andare a vedere Times Square. E poi cos'è che si può andare a vedere? Magari Central Park, che penso siano, perché alla fine qua dietro c'è l'Empire State Building, se non mi sbaglio, e l'ho visto. Poi volevo andare a vedere il monumento commemorativo, se non mi sbaglio si dice così, insomma, avete capito, delle Torri Gemelle, che insomma una cosa che secondo me va vista. E nulla, spero di riuscire a fare queste tre cosine, raga. Incrociate le dita per me. E boh, appena mi arriva la colazione, vi faccio vedere cosa prendo. E noi ci vediamo dopo, amorine. Kiss. Hello, amorine. It's time for breakfast. Ho preso due brioche al cioccolato e un succo all'arancia molto, molto easy. E questa è la zona per fare la colazione. Carina. Molto molto cute, molto molto sfizia. E nulla, le ragazze con la quale sono oggi devono lavorare perché devono. Aspetta che giro la videocamera. Praticamente, raga, le ragazze con la quale sono qua a New York oggi hanno delle interviste da fare. E poi appena hanno finito le becco, infatti farò tipo 2 o 3 orette da sola. Infatti ho paurissima, raga, perché non ho mai visto, cioè non sono mai stata a New York. Però d'altro canto dico, non posso stare in hotel ad aspettare, cioè devo fare un giro per ottimizzare i tempi, insomma, il mio cuore mi dice di fare questo. In tutto ciò sto avendo dei problemi con la Vodafone, raga, perché avevo fatto una tariffa per avere il 4G pure qua a New York, non sta funzionando, ho passato mezz'ora sull'app a parlare con un ragazzo, una ragazza, non lo so, per risolvere la situazione, non mi sono riuscita a risolvere la situazione, grazie al cielo l'hotel ha il wifi, vabbè, ovvio, of course, e la città ha il wifi proprio e funziona realmente, raga, quindi figata, per fortuna. E a parte questo, raga, adesso mangio e poi andrò a farmi un giretto. Sono un po' in ansia, però secondo me è la cosa giusta che devo fare, anche se sono da sola devo farlo, ecco. Quindi see you later. Beh, amorine, io vi mando un big kiss così. Hello. Hello, Times Square. How are ya? I'm like, raga, I'm legit shook the fuck. Cioè. Oddio mio! Raga, anche se c'è tipo mega nuvolo, è bellissima. Cioè, è stupenda. Raga, ma quel McDonald's, quel che ho capito, quello è stato uno dei primi McDonald's aperti. E boh, bellissima, raga. A parte il fatto che è sporca, per il resto proprio you are living the dream, cioè non so come spiegarmi. Cioè, è proprio proprio bella come città, poi è enorme. Cioè, non lo so, fighissima. Bellissima. Raga, io tipo così, scioccata. E oltretutto, raga, un'altra cosa, aspettate che gira. Un'altra cosa fighissima, raga, è che c'è il wifi ovunque. Cioè, no, vabbè, raga.
I'm shook. C'è il wifi ovunque. E ve l'avevo detto che sto avendo problemi con la Vodafone, eccetera. E vi dico che quasi non mi pesa, perché in questo momento io ho il wifi della città che funziona. Cioè, quindi, top. Adesso mi faccio un giretto. Penso che andrò magari da Forever 21. Poi penso che andrò da... magari prima vado da Sephora. Alice Starbucks, magari mi vado a prendere il pink drink, che volevo troppo assaggiarlo. E nulla, amorine, ci sentiamo dopo. Da me a Times Square è tutto. Linea allo studio. Kiss. Ciao raga. Voi non avete idea di quanto è alto dal vivo. Adesso raga mi trovo nel monumento del 11 settembre. Questo e questo è appunto il super famoso, la piscina qua si chiama, con tutti i nomi delle vittime della strage appunto. E boh, cioè un po' così. Fa effetto raga sapere che qua è successo, cioè io sono dove è successa quella roba là, capito? Cioè non so come spiegarvi. Ed è boh, così. E dal vivo vi assicuro che è da brividi raga, non so perché. Forse il fatto appunto di sapere quella roba là. E nulla raga. Questo è quanto. Tra l'altro c'è un sacco di gente. A me sciocca questo grattacielo, raga. C'è un sacco di gente, raga. Nulla. E poi qua ci sono tipo tutta questa sorta di alberi intorno. Raga, rieccomi qua con il sole puntato in faccia. In questo momento, raga, sono in fila. Oh, say hi! Hi! Yeah, so fine. Are you like famous? How much, babe? E nulla, ragazze. Allora, sono in fila perché qua c'è lo store di Glossier. Ed è lo store, vedete quelle ragazze con la giacca rossa? Ovviamente no. Sono tipo là, comunque questa è tutta la fila che devo fare, sono tipo 10 minuti raga. E nulla, adesso ovviamente è uscito il sole e qua non devo stare in fila. Io ho appena fatto il botox raga e non posso espormi al sole. Un bacino. E nulla, che dire, adesso faccio la fila, se non c'è la musica magari vi faccio anche vedere dentro. E niente, ci vediamo dopo. E nulla. Raga, questa è la fila e Glossier è là, in quella porta là, esattamente là. Bene raga, sono tornata in albergo, adesso pranzo e poi mi butto in doccia. Oggi pranzo con questo sandwich al grilled cheese di Starbucks, che è questo qua, ve lo faccio vedere. Niente, non si leva perché c'è tutto il formaggio. Magari ve lo faccio vedere dopo. E nulla raga, io adesso pranzo e mi inizierò a preparare. Ho fatto l'ultimo giro di perlustrazione. Sono andata in un'altra Sephora. Ho fatto 3 Sephora da quando sono qua. E raga, vabbè, in ogni caso adesso pranzo. Vi faccio vedere con cosa pranzo. Fatemi girare la testa. Oggi ho preso un grilled cheese di Starbucks, questo qua, perché ci sono tipo Starbucks ogni 5 minuti ed era la cosa... Volevo provare Chipotle, ma non ce l'ho fatta. E poi c'ho il pink drink, raga, che se venite in America prendetelo perché penso sia una il drink più buono di Starbucks che abbia mai bevuto. Infatti l'ho preso 2 volte oggi, talmente buono. E niente, raga, velocissima, vado a lavarmi perché sono arrivo in ritardo al party. See you later, alligator. Anzi, mi lascio un po' così. Anzi, mi lascio anch'io un po' così, in modo tale che poi quando mi riguarderò questo video dirò wow. E nulla, raga, vi lascio un po' con la view della mia stanza. Ah, un po' malinconica. Domani è già finito tutto. A dopo, raga. Kiss. Anzi, vi faccio vedere anche questi. Ho preso anche questi oggi da CVS, i Cheetos Flaming Hot.
Raga, voi non avete la minima idea di quanto siano buoni. Praticamente sanno di Fonsi meno, molto meno formaggiosi e piccantissimi. E dentro sono fatti così, sono tipo rossi, vedete? Fate vobis, raga. E nulla, buonissimi, ma sicuramente non adatti per un pranzo. So, see you later, babe. Sono appena tornata dall'evento, I'm packing everything, sono distrutta, l'evento è stato pazzesco, raga, mi hanno anche dato una goodie bag, questa qua, raga, che ore sono? Domani mi devo alzare alle 6, non so che ore sono, raga, aspetta, ve lo dico subito, è l'una meno 10, raga, io sono stanca morta, mi devo ancora struccare. Sistemare la valigia e tutto e poi domani ritruccarmi, cioè raga, guardate come sono ridotta. Vi giuro, l'evento, raga, non l'ho potuto filmare, eccetera, però ho fatto un sacco di storie, quindi andatemi a seguire su Instagram. E nulla, qua ancora manca roba. Ah, l'evento è stato bellissimo, raga. Ho visto Gabriel Zamora, c'era Manny Hemingway, ho visto Jared Leto, Alessandro Michele, che è appunto il designer di Gucci al momento. Un sacco di gente, raga, fighissima, tutti i modelli che hanno fatto la campagna beauty di Gucci. È stato un evento pazzesco, raga. Oh, I'm so blessed right now. I'm so happy. Everyone was so kind, so cute. Mi hanno fatto i complimenti per l'outfit, che tanto caricherò una foto e tutto. E nulla, raga. Buonanotte, a domani. C'è anche un workshop domani, quindi domani riprenderemo qualcosa. Kiss love you guys. Vi amo. Amarine, buongiornissimo caffè. Niente, qua ridono. Salutate ragazze. Che Ciao! come nelle storie mi continuano a chiedere: Amo, ma sei sola? No, raga, Ah, abbiamo i ci sono behind the anche scenes, ci noi! sono anche loro, eccole. Ciao! I miei compagni di avventura americana. Nulla, raga, nel frattempo vi ho dato la buonanotte ieri. Oggi stiamo andando al workshop. L'evento di ieri, raga, è stato pazzesco, ve l'avevo già detto ieri. E nulla, adesso siamo in macchina che stiamo andando allo showroom. Yes. Stiamo andando allo showroom di Gucci appunto a fare questo workshop tutto dedicato appunto alle labbra perché la prima uscita del brand è stata Lips e nulla raga, oggi New York è piovosissima, io volevo andare a Central Park ma credo proprio non ce la faremo mai Io tipo pazza perché adesso. adoro cameo, amo così Un prop. E nulla, raga, ma piove veramente tantissimo. Gli altri giorni era abbastanza tranquilla la situa, ma io sono a fuoco. No, sì. E tutta bruciata qua, perché boh. E nulla, raga. Oggi piove, quindi Central Park è in dubbio. Però magari si fa un altro pellegrinaggio alla Santa Sede, adesso vediamo. C'hai un pellegrino, un pellegrini? Così. Cosa vuoi di più? E nulla, raga. Boh. Adesso andiamo al workshop. Non vi rompo più le palle, ci vediamo al workshop. Kiss. That party was a great start for what we're going to be doing this morning. My name is Robert Triefus. I'm the Executive Vice President of Brand and Customer Engagement at Gucci. It gives me great pleasure to be here today with partners in crime, Leah and Thomas. We're going to make sure that you have a very engaging hour and a half where you really get to understand the values and the beliefs that Alessandro is bringing to bear in the makeup journey that we're beginning today. So, without further ado, I'm going to introduce Leah. Thank Thank you so you. much. Oops, do I? You might have seen Danny last night with like some neon orange eyeshadow. So it was like a similar kind of shade. I really wanted to be something that felt like herself and that she feels really comfortable in the picture. And like in the makeup room, like we always want to have a lot of fun. I'm just like painting that straight from the bullet. The other thing you can do is like warm the product up a little bit and then it gets a little bit more emollient and you've got a little bit more color and then I can use my finger just to like tap a little more on. And the shape doesn't need to be too perfect. I love the idea of it feeling like a little bit punk. And it's like finding beauty in those kind of imperfections.
2 minutes. Yeah. Other eye. Just painting up from the lash line. And we literally only use lipstick for these looks. Again, like warming a little bit up on my finger. Pressing a bit. It's really nice to finger with the satin lipsticks because it kind of allows you to get like a little more pigment and strengthen up the texture. And then again, just like getting the bullet there and painting it directly through eyebrow. And I wasn't too concerned with like the both eyes being like perfect. I think it's like the way Danny does her makeup on stage. She's not sitting in there in the mirror like going like this. She's just like, you know, and it's like, it's more about like feeling and character, you know, and I think there's something so beautiful and perfect about that, you know, kind of finding beauty within the imperfections of it, which is really the message we're trying to say with the new campaign. I think it's cool to not be intimidated by makeup and just do it anyway. It's a little bit different. So, yeah, exactly. Let me grab that. And let's get a little cotton bud. These are like really easy to just like play around with the shape if you just get a little remover on a cotton bud. Voila. Bene amorine, workshop finito e nulla, adesso brucia, stiamo mangiando ragazze e siamo in questo sushi super super cute, non penso, eccoci qua, cheers, con le ragazze che mangiano, questo è il sushi, non si vede bene, però raga guardate che carino, how cute is that, con questa fontanellina, tutto un po' così. Mi mette pace, devo dire, da guardare per ore. E nulla, adesso vi faccio vedere la... così è contro luce horror. E nulla, adesso vi faccio vedere cosa ho preso da mangiare. Questa è la prima cosa che mi è arrivata. Fra l'altro, raga, questo è solo giappo. Cioè, solo ristorante giapponese. Amo, metti a fuoco, ti prego. Ok. E ho preso questi cosi che si chiamano shrimp popcorn. Che sono proprio tipo delle palline di gamberetto. E nulla, amorine. Buon appetito, bitches. Mwah. See you later. Ok, ame, questa è la situation. Allora, io ho preso una tartare di salmone prima ed era buonissima. Adesso ho preso i roll con i gamberi fritti. Salmone, dov'è? Salmone piccante. Gamberi. E questa insomma è la situation. Poi qua c'è altra roba. Questi con il granchio. I mitici edamame, che io sono l'unico che non mangio. Qua c'è tonno, situazioni varie. Insomma, questo è partner in crime. Questi praticamente sono gli stessi che ho preso anch'io. E nulla amorine, proseguiamo con la cibaria e ci sentiamo dopo. Yes. Nulla ragazzi, sono arrivati in aeroporto e il nostro aereo parte esattamente alle 8:30 di sera. Adesso sono le... bambino che piange raga. Lo facciamo smettere, che dite? Lo facciamo smettere? Proprio adesso che filmo, deve piangere? Grazie amore. Che bontà, ma cos'è che stai facendo? Nulla amorine, io sono nella lounge perché a breve il nostro volo parte, adesso sono le 7 e il nostro volo parte alle 8:30, insomma una roba del genere. E nulla, l'avventura è finita, impressioni su New York, il primo giorno c'era qualcosa che non mi convinceva raga, nel senso che la vedevo e dicevo boh, non mi dà quell'effetto wow. Poi dal secondo giorno in poi invece è cambiata tutta la storia. L'unica cosa un po' pacca è stato il tempo, perché c'è stata nebbia, nuvoloso, ha spiovigginato, c'è stato poco sole, non c'era bel tempo in realtà. Però più o meno Manhattan più o meno l'ho vista tutta. L'unica cosa che non ho visto, raga, è Central Park, ma per un fattore di clima. Non c'è. L'ho vista, ho visto Central Park un pezzettino con la macchina quando siamo arrivate e basta. E a parte quello, raga, ho visto più o meno tutto e devo dire che la città è molto bella, un po' sporca,
la città è molto bella, super servita, la gente è super cool, fighissimo e nulla. L'evento, raga, è stata una figata, mi dispiace non averlo potuto riprendere. Comunque, per chi mi seguesse su Instagram sapete che ho fatto tutte le storie. PS, non guardate la mia faccia distrutta e disfatta, raga, perché ho questo make-up da stamattina alle 10 del mattino, sono le... anzi no, ho questo make-up dalle 9 del mattino, adesso sono le 8, quasi le... no, sono le 7 di sera, quindi immaginatevi, c'ho questo make-up da 10 ore. E nulla, raga, adesso... evento pazzesco, i rossetti appena posso li provo, adesso devo vedere se riesco a farmi inviare un nude che mi piace tantissimo, perché a noi nella box ci hanno dato i tre rossi della collezione, però assolutamente voglio chiedere se è possibile ricevere anche il nude, perché il nude che mi ha provato la ragazza ieri, raga, era bellissimo, bellissimo, quindi non vedo l'ora. Ci sarà anche un haul, raga, vi dico solo che la mia valigia in partenza pesava 18 kg e adesso me l'hanno pesata, ne pesa 24, quindi immaginatevi, vi dico solo che ho fatto shopping da Ulta, da CVS e in 4 Sephora diversi. Non mi sono regolata, raga. Tutto quello che volevo l'ho preso. Solo una cosa non ho preso che volevo, ma perché è un olio. Era l'olio tipo alla cannabis, una cosa del genere. Perché qua in America, raga, almeno qua a New York, c'è un sacco di hype per la skincare alla cannabis. E voglio un sacco provarla, raga. Mi incuriosisce tantissimo. E la ragazza che con la quale sono venuta qua, lei l'ha presa, infatti poi gli ho detto di farmi sapere, perché ha preso un olio alla cannabis. Quante volte devo dire cannabis? Io spero che non mi demonetizzano il video per questa parola. L'unica cosa che mi ha frenato dal comprarlo è ce la faccio a parlare, non connetto più oggi, è perché non sono amante degli oli per il viso, nel senso che mi dà fastidio dormirci, perché sono unti eccetera eccetera, quindi non sono un amante degli oli principalmente, tant'è che a casa io ho due oli di Kiehl's, il Midnight e quello nella confezioncina gialla, raga, non li uso mai, quindi dico, se non uso quei due che sono già pazzeschi loro, figuriamoci se ne prendessi un altro. Cioè, no, so che non lo uso, quindi l'avrei preso più per vezzo, più per... cioè, capito? E quindi me lo sono balzato. Però tutto quello che ho voluto l'ho preso praticamente. In aeroporto ho preso anche un'altra cosa, vabbè, poi vi farò vedere nell'haul tutto quello che ho comprato. E nulla, raga, magari ci sentiamo quando arrivo in aereo. Adesso ho finito di bere il mio... mango dragon fruit. Fra l'altro, raga, io non capisco perché in Italia non abbiamo questi drink buonissimi. Qua ho bevuto il pink drink, che è un drink tipo al latte di soia e fragola, buonissimo, raga, buonissimo. Io non capisco perché in Italia non ci sia. E adesso all'aeroporto ho preso questo qua, e questo, raga, è tipo mega fruttato, bello dissetante al limone, buonissimo anche questo. E nulla, raga, questo è tutto. Adesso mangio un pochino di pizza per chiudere in bellezza il mio soggiorno qua a New York. Un'altra cosa che non ho provato, porca miseria, ma per un fattore di tempistica, è cipolle, c'è una cosa del genere. Comunque, se avete presente, fatemelo sapere sotto i commenti, che è una sorta di messicano, se non mi sbaglio, fast food. Però, a parte quello, ho provato anche Dunkin' Donuts. E raga, Dunkin' Donuts mi ha deluso tantissimo. Ho mangiato una ciambella di tre che ne ho comprate. E il drink che mi hanno fatto, raga, era talmente zuccherato che mi ha fatto reflusso. Quindi assolutamente I don't like. E basta, in realtà. E niente, qua da dietro le quinte ridono, si beffano di me le ragazze. Alla salute, sei top. Cheers. Sentitele. Amo, manda un bacino alle mie ragazze. Che tutte quante mi avete detto, ma sei da sola, non sei da sola. No, raga, non sono da sola. Mi pare che vengo a New York da sola all'evento di Gucci, così a caso. Mi intrufolo, mi imbuco. Certo, che mi trovami. Sgamata. Vabbè, dai, niente, raga, adesso appunto mangio sta benedetta pizza. Se mi viene qualcosa in mente ve lo dico. E sì, ho mandato il messaggio alla Daniela perché non si è fatta più sentire. Vabbè, niente, raga, ci sentiamo dopo quando sono in aereo. E se mi viene in mente qualcosa, riaccendo la telecamera e ve la dico. See you later, babe. Tra le altre cose, raga, è il mio secondo vlog che giro, quindi abbiate pietà di me. Cercherò di montarlo, io spero di aver ripreso il più possibile di tutto quello che ho fatto.
Anzi, facciamo così, raga, siccome questo è il secondo vlog che, il vlog che giro, mi piacerebbe che voi mi scriveste sotto i commenti qualcosa della serie amo manca questo, amo manca quello, oppure amo è top, amo è brutto, mi piace come l'è strutturato, tutto quanto. Perché non sono pratica, raga, sapete, faccio solo video beauty, video di make-up. Quindi diciamo che questa serie di video è un po' out of my comfort zone, sapete, no? In tutto ciò, raga, l'effetto del Botox si sta iniziando a vedere. Guardate, non si muove più niente, adoro, sono totalmente congelata, raga. E tra l'altro dopo 3 giorni, lui mi aveva detto dopo 1 settimana. Infatti voglio vedere settimana prossima cosa succede. Settimana prossima, raga, una mummia. Così vi parlo. Ciao ragazzi, tutto bene? Un po' così. Vabbè, niente, sto delirando perché sono stanca. Devo prendere un aereo, c'ho l'ansia. Perché hanno appena fatto vedere una notizia che un aereo si è schiantato in Russia. Fate Bobby, se devo fare 8 ore di volo, quindi molto bene. E niente, mi sta facendo male anche il braccio, quindi ci sentiamo dopo. Yes. Nulla raga, spero che il video vi sia piaciuto. Adesso poi andrò all'editing del video. Spero insomma di avervi intrattenuto come al solito. Io vi lascio perché sono distrutta. Per me sono tipo le 5 del mattino. Quindi nulla, ci vediamo in un prossimo video. And as always, keep slaying bitches. Bye girls. Ciao ciao ciao.